Eccellenza, cosa è venuto fuori dal tavolo di stamane? Allora, innanzitutto questo tavolo è stato da me fortemente voluto proprio per fare un approfondimento sia con il commissario straordinario antiracket antiusura che con l'autorità giudiziaria. Erano presenti tre procuratori, Messina, Barcellona e Patti, e le associazioni antiracket antiusura su queste due fenomenologie, perché da tempo abbiamo rilevato un calo delle denunce. E naturalmente, a fronte di un calo delle denunce, sia in materia di estorsione che in materia di usura, ci si pone delle domande. Per caso non si fanno più estorsioni, non c'è più il fenomeno dell'usura? Difficile rispondere in termini positivi, ovviamente, a questo tipo di domanda. Quindi vuol dire che qualcosa deve essere nuovamente messo in campo. Dobbiamo cercare di capire come mai c'è meno propensione alla denuncia, meno propensione, diciamo, a portare all'attenzione delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, fenomeni estorsivi, anche perché alcuni reati spia ci mettono in evidenza che comunque certi tipi di comportamenti vengono messi in campo. E quindi la giornata di stamattina è stata ovviamente molto proficua, perché abbiamo fatto un approfondimento su tutti, diciamo, questi aspetti, e abbiamo anche incoraggiato ulteriormente le associazioni antiracket antiusura, che svolgono un lavoro fondamentale per noi assolutamente di presenza sul territorio, di vicinanza agli imprenditori, di rafforzare, insomma, la collaborazione degli imprenditori e stimolare il più possibile alla denuncia, in modo tale da poter dare alle forze dell'ordine la possibilità di avviare importanti azioni investigative e quindi stroncare. Peraltro, poi, proprio in materia di usura, abbiamo evidenziato come l'usura sia uno di quei reati dove spesso quei pochi imprenditori che denunciano lo fanno quasi in limine mortis, come si suol dire. E questo ovviamente condiziona anche per loro la possibilità di poter non ottenere i soldi, perché magari il mutuo alla fine viene concesso, ma che quel mutuo concesso faccia in modo che la loro attività rientri nell'economia legale a pieno titolo, cioè quella, ma, diciamo, difficoltà che loro hanno accusato si ripercuote anche in presenza del mutuo.